Ciao, benvenuti nel mio canale. Allora, oggi vi voglio parlare di questa crema per il viso di Bottega Verde, estratti di bellezza, crema gel idratante per pelli misto o grasse. Prima di iniziare però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e mi raccomando anche di lasciarmi un commento se volete partecipare all'estrazione di un piccolo premio scelto da me. Se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video e lo scoprirete. Allora, intanto, crema gel mela verde e kiwi, idrata e opacizza per pelli da miste o grasse. E vediamo cos'altro dice. Adatta per mattina e sera su viso e corpo dopo detersione. E basta, dice di essere idratante ed opacizzante. Allora, questa che ho io era una mini size da 20 ml, ma ho segnato il prezzo, 50 ml viene 19,99 oppure anche in promozione a 9,99 euro. Dunque, prima di tutto ve la mostro, questa. Dunque, prima di tutto è una, dice, crema gel idratante ed effettivamente vi ho fatto comunque lo swatch. È una texture particolare perché sembra un gel denso che comunque sia si stende benissimo sulla pelle, basta poco prodotto ed se stende bene assorbe velocemente. Lascia la pelle morbida, da subito la si sente morbida, però non ha proprio l'effetto inesistente sulla pelle, un po' si sente che c'è, quindi la consiglio o alla sera, perché comunque adatta per il giorno e per la sera, oppure come crema quotidiana, ma non da applicare sotto il trucco, perché già abbiamo la pelle che tende a lucidarsi velocemente. Se poi applichiamo una crema che in teoria fa quasi da barriera e poi dopo il trucco sopra, non lo consiglio, però applicata alla sera, l'ho iniziata a provare nella stagione estiva e poi ho continuato adesso. No, dunque, la sera mi lascia la pelle morbida, idratata, lenita. Non l'ho mai trovata né unta né lucida, quindi questo ci siamo. Allora, effetto opacizzante, leggero, leggero, leggero. Noto che con il mio solito make-up, quindi fondotinta e cipria, tendo a lucidarmi leggermente meno velocemente, leggermente meno velocemente, vabbè. Quindi sì, qualcosa fa, certo non fa miracoli, però comunque sia, è una crema che idratante, sì, abbiamo detto che idrata. La trovo adatta, dato che è estratti di bellezza, la linea classica, la trovo adatta su le pelli giovani più che altro. Quando hanno bisogno solo di idratazione, magari hanno la pelle mista e quindi vogliono comunque tenerla sotto controllo. Ecco, perché se non applichiamo il trucco dopo ed effettivamente questo effetto opaco si riscontra un po' più di più. Per la pelle giovane ed sì. Effettivamente ha un profumo di mela con una nota, non ricordo tanto il kiwi, ma con una nota diversa, però predilige la mela. E niente, io dico che questa è una pelle adatta soprattutto alla pelle giovane, come ho già detto, perché ha bisogno di un effetto idratante, ma però opacizzante durante il giorno, perché non è antietà, non fa nient'altro. E io comunque con il trucco noto che è fondotinta cipria, sì, leggermente noto che la pelle si lucida soprattutto nella zona T meno velocemente, ma davvero un effetto. Cioè, parliamo di un'ora in più, quindi alla sera è già molto meglio. Poi ha un buon potere idratante e ad esempio ne ha da applicare anche dopo aver fatto le maschere purificanti, quindi quelle maschere che magari non è che marrossano la pelle, però la sento un pochino più secca. Ecco, applico una punta di questa ed me la subito lenisce.
Sì, ci sta, anche per via del prezzo, perché se non ricordo male, l'ho segnato, è 9,99 per 50 ml, tenendo d'occhio le promozioni, perché no? Oppure come crema leggera. Ad esempio, in estate, quando non vogliamo una super crema sul viso, questa è più leggera, però è inutile che vado a cercargli i fatti positivi. Funziona, effettivamente è funzionale, promette di essere idratante ed idrata, di essere opacizzante e ho un leggero effetto opacizzante. Devo dire che l'ho riscontrato e la trovo più adatta per le pelli giovani, ma per il resto fa quello che promette, anche a un buon prezzo, quindi trovo che sia valida. E niente, quindi fatemi sapere se avete provato questo prodotto, se vi incuriosisce, se ne avete altri da consigliarmi e soprattutto con un commento se vi è piaciuta, se l'avete provata. Inoltre, se vi ho fatto compagnia e soprattutto se è stata utile, mettetemi un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!